Grande spettacolo sabato presso la Dogana Veneta di Lazise. Si è svolta infatti la finalissima del concorso Miss Colà Terme, organizzata dal Parco Termale del Garda Villa dei Cedri. Siamo finalmente giunti alla quarta edizione di Miss Colà Terme. In questo 2021 è stata un'estate davvero intensa di appuntamenti. Le nostre Miss, come vedete alle mie spalle, si stanno preparando per questa finalissima, dove a portarsi a casa il titolo di reginetta sarà solo una, la reginetta più premiata d'Italia. Saranno 10.000 euro il premio che verrà assegnato alla vincitrice, quindi direi che sono davvero agitatissime prima di iniziare la loro sfilata. Le nostre Miss arrivano da quasi tutta Italia, quindi quest'estate hanno partecipato in tantissime regioni italiane e finalmente sono arrivate qui alla Dogana Veneta di Lazise e tra pochissimo cominceremo. Tutta Calcedonia e specialmente Tesenis è un'azienda che tiene molto al territorio, pertanto quando ci sono occasioni di supportare iniziative del territorio noi ci siamo. Questi concorsi sono anche modo perché le ragazze si affaccino al mondo del lavoro, possibilmente un lavoro che piace, e questo è anche un altro nostro obiettivo che supportiamo nella nostra azienda. Per noi è un momento di gioia, di spensieratezza, una bellissima manifestazione alla quale ormai siamo affezionati. Un ringraziamento al dottor Nalin che con Villa dei Cedri organizza tutti gli anni questo evento. È un momento piacevole, di svago, di spensieratezza, soprattutto non fa mai male vedere certe bellezze. Sono veramente contenta perché non me l'aspettavo, perché comunque c'erano tante ragazze molto belle e talentuose, quello sicuramente, e ripeto, sono veramente contenta. Rappresentare Villa dei Cedri è un bel impegno, ma spero di portarlo a termine nel migliore dei modi.